Ah, ragazzi, buongiorno. Oggi parliamo di glutei. Oggi parliamo di glutei, ma soprattutto i migliori esercizi da mettere in pratica in casa per andare a colpire questa regione del corpo. Va da sé che ormai tutti sanno che gli esercizi, o comunque buona parte sa che gli esercizi in quadrupedia servono relativamente poco per i glutei, perché quando li mettete in quadrupedia, perché non vanno bene questi esercizi? Perché effettivamente il lavoro non è tanto dei glutei quanto più sugli ischio-crurali, e poi effettivamente si è visto che per riuscire ad avere un lavoro ottimale per i glutei ci deve essere il piede al contatto con il pavimento. Questo quindi fa sì che gli esercizi in quadrupedia sì, vi possono far bruciare e sentite un bruciore localizzato, vi sembra che stiano lavorando i glutei, ma effettivamente questa tipologia di bruciore è dovuta solo perché magari mi fate 100 ripetizioni, mi fate dei lavori in isometria, sentite questo affaticamento localizzato, ma l'affaticamento non è tanto sui glutei quanto sulle estremità tendine degli ischio-crurali. Torniamo a noi. Esercizi per i glutei, i migliori. Abbiamo detto che per riuscire a fare degli ottimi esercizi per i glutei i piedi devono essere a contatto con il pavimento. Siamo in casa, non abbiamo attrezzi a disposizione, allora dobbiamo aiutarci un po' con gli esercizi a corpo libero. Anche qua cos'è che cambia? Può cambiare il vostro livello atletico. Potete essere principianti e quindi vi farò vedere degli esercizi adattissimi anche a principianti. Man mano che metterete in pratica questi esercizi, o magari siete già in allenamento, andrete a fare esercizi di livello superiore, quindi adatti a un livello intermedio o anche a un livello avanzato. Quello che poi cambia nell'andare avanti con il vostro livello atletico, con la vostra preparazione fisica, saranno le metodologie che andrete ad utilizzare per mettere in pratica poi gli stessi esercizi, perché poi anche chi si allena con i pesi non fa nient'altro che mettere in moto gli stessi esercizi. Li fate prima a corpo libero, migliorate, possiamo sì utilizzare esercizi più avanzati del corpo libero, ma nulla vieta poi di andare ad appesantire questi esercizi con dei manubri, con dei kettlebell o magari con dei bilancieri. Quindi anche per chi si allena in casa questo poi è comodo, perché comunque acquistare dei pesetti o dei pesi componibili o dei bilancieri e con dei dischi associati in realtà è una spesa irrisoria. Questi attrezzi occupano poco spazio e vi potete comunque allenare alla grande. Ma veniamo a quello che ho detto un po' nel titolo del video: quali sono i migliori esercizi a corpo libero? Va da sé che sappiamo che il gluteo è un forte estensore dell'anca. Il primo esercizio che viene in mente a qualsiasi preparatore atletico, a qualsiasi personal trainer, a qualsiasi istruttore è sempre e solo lui: lo squat. Lo squat è perfetto anche per te che non hai mai fatto niente in palestra o che non ti sei mai allenata in tutta la tua vita, perché mi viene da chiederti: ti siedi su una sedia? Probabilmente sì, anche diverse volte durante il giorno, e in quel gesto lì stai facendo uno squat. Ti siedi per poi rialzarti, magari ti aiuti appoggiandoti anche al tavolo se sei debole, però stai facendo uno squat. Viene da sé che l'esercizio è molto naturale, adatto anche alle tue caratteristiche. Mi viene anche da chiederti: vai in bagno quotidianamente? Sì, anche quando ti siedi sulla tazza del cesso stai facendo uno squat. Capite bene come questo movimento lo facciamo già nelle varie attività che facciamo durante la giornata. Ora tocca metterlo nella nostra programmazione d'allenamento. Se sei agli inizi, nulla vieta di fare diverse serie durante la giornata di questo esercizio. Che ne so, potresti fare magari la mattina 3 serie da 15 per poi magari rifarlo la sera. Puoi utilizzare il primo periodo della tua remessa in forma per farlo anche più volte durante la giornata. Ti potresti accorgere che l'indomani presenti degli indolenzimenti muscolari. Non ti preoccupare, fanno parte del gioco, si chiamano DOMS. Man mano che ti muoverai di più ti accorgerai che questi DOMS saranno sempre di intensità ridotta, e va bene così. Questo sta a significare che stai migliorando, che quello che stai facendo il tuo corpo lo sta assimilando e stai andando in direzione dei tuoi obiettivi. Uno dei primi esercizi quindi è lo squat. Potete tranquillamente farlo a corpo libero, come vi sto facendo vedere io in questo video, oppure man mano che diventerete più brave o più bravi
potete andare a rendere questo movimento più profondo, quindi andiamo a fare quello che prende il nome di full squat, e nulla vieta in seconda battuta di farlo anche utilizzando magari una bacchetta, che può essere il manico di una scopa, per poi, come dicevo prima, diventate ancora più bravi, potete andare a utilizzare anche un bilanciere. Inizialmente scarico va benissimo, vi assicuro che lo squat vi accompagnerà per tutta la vita dei vostri allenamenti. Se volete allenare bene le gambe, se volete allenare bene i glutei, lo squat lo dovete fare. Altro esercizio che viene comodo da fare a casa sono gli affondi. Inizialmente gli affondi li puoi eseguire appoggiandoti a un supporto, in questo modo l'esercizio sarà più semplice, caricherai meno sulle articolazioni delle ginocchia, per poi farlo a corpo libero senza più tenerti. Successivamente potresti farlo andando a tenere in mano un qualcosa, un peso, un kettlebell, un manubrio, un disco, e in questo modo renderai l'esercizio più impegnativo. Va da sé che gli affondi, se sei inizio il tuo percorso, non saranno il primo esercizio che fai, perché magari hai fatto per un mese, due mesi lo squat. Quando arrivi a fare gli affondi sarai già allenato e quindi in grado di gestire questo movimento, perché va da sé che è un esercizio monopodalico, avrai tutto il peso del tuo corpo su un solo arto. L'esercizio è più impegnativo. Un altro bellissimo esercizio da fare in casa, secondo me, è lo step up. Lo step up lo esegui come ti sto mostrando io in questo video. Importante per riuscire a ottimizzare la contrazione dei glutei, il ginocchio opposto, portarlo anteriormente mentre sali sulla sedia. Anche in questo esercizio, un po' come tutti gli altri esercizi che abbiamo visto oggi, potresti gestire 3-4 serie da 10-15 ripetizioni che inizialmente vanno benissimo, soprattutto se lo metti in pratica a corpo libero, e ovviamente quando andrai a introdurre invece dei carichi andrai a gestire le ripetizioni anche in funzione del carico. Un quarto esercizio, questo richiede ovviamente più allenamento, ma come detto non sarà il primo esercizio con cui partirai, sarà un esercizio di arrivo, potrebbe essere il pistols. Il pistols è un esercizio che, se hai dei problemi alle ginocchia, meglio non fare, perché comunque ci sono esercizi più sicuri. Però se hai delle ginocchia sane, non c'è nessun problema, lo puoi fare tranquillamente andando a mettere in pratica la forma corretta di pistols. Puoi partire da una versione aiutata al TRX, puoi partire da una versione facilitata, quindi con l'ausilio di un box, per poi finire di imparare la versione completa. Ma comunque sul mio canale ci sono tutti i tutorial completi di questi esercizi, ti invito ad andarli a vedere se hai dei dubbi su come andarli a mettere in pratica. E quello di oggi voleva essere proprio un modo per farti vedere che anche a casa puoi allenarti, sono esercizi fantastici, dedica del tempo ad allenare i tuoi glutei se vuoi andarli a migliorare. E quanto devi allenarli? Ma io direi che comunque buona cosa allenarli almeno un paio di volte la settimana per quei 20-30 minuti. Allora stai facendo un buon lavoro su questa regione del corpo. Poi altri esercizi, vien da sé, sei a casa, puoi partire prima di fare questi esercizi con un buon riscaldamento, va benissimo la corsa sul posto, anche in questo caso i glutei intervengono. Se in casa puoi fare il salto della corda, anche in questo caso i glutei intervengono. Potresti poi seguire, dopo questa prima fase di riscaldamento, fare anche dei piccoli balzi, anche in questo caso i glutei intervengono. Effettivamente, se vuoi lavorare con i glutei, puoi tranquillamente farlo a casa, allenati settimana dopo settimana, vedrai i tuoi glutei trasformarti. Ovviamente se poi vuoi vedere anche un miglioramento estetico, sarà importante anche ottimizzare il tuo peso corporeo, quindi dovrai avere una buona percentuale di grasso per far sì che i tuoi glutei si vedano e poi andare a mostrare quello che hai ottenuto con il tuo allenamento. Ricorda sempre che allenamento e alimentazione viaggiano di pari passo. Io ti invito, se non sai come organizzare i tuoi programmi di allenamento, di venire sempre sul mio sito umbertomiletto.com, troverai una sezione con dei programmi gratuiti e quasi tutti i programmi sono illustrati tramite un video, quindi è molto semplice metterli in pratica. E se non hai ancora messo il pollice, metti il pollice all'insù, iscriviti al mio canale. Ci si vede prossimamente, ciao ciao. Ti ricordo che oltre al canale YouTube mi trovi anche sul mio sito umbertomiletto.com, ti lascio comunque qua sotto in descrizione il link diretto, cliccaci subito perché sul mio sito potrai trovare tantissime informazioni per allenarti al meglio. C'è una sezione dedicata con tanti programmi gratuiti, c'è la sezione del blog con tantissime informazioni, miei articoli su allenamento, alimentazioni, esercizi, programmazioni varie, e poi ci sono le mie guide se vorrai approfondire e allenarti con me. Dai, clicca subito, ti aspetto sul mio sito.